Amici di Vigo Mi Viaggi, dopo un periodo di pausa rieccomi su Vigi Channel. Dalla costiera amalfitana oggi sono all'aeroporto di Napoli Capo Ligno. Serena mi ha fatto uno splendido regalo, una destinazione sconosciuta, vorrei che la scopriste con me. Seguitemi. Amici di Vigo Mi Viaggi, finalmente siamo arrivati a destinazione. Siamo a Norimberga, con un comodissimo volo Ryanair di 2 ore. Siamo giunti in questa splendida città della Germania. Ringraziamo l'ente turismo che ci ha ospitati e anche se piove, a noi non fa paura nulla, ne approfittiamo per una bella visita. Seguitemi! Siamo appena arrivati nel pieno centro del quartiere di San Sebaldo e alle mie spalle uno dei monumenti più importanti, tratto dal sonetto di Heinz Sachs, Gioie e dolori del matrimonio. Ascoltate questo bel racconto. La fontana della giostra del matrimonio domina con imponenza la famosa Ludwigsplatz, in un intreccio continuo di figure allegoriche e volti grotteschi. La vita coniugale raffigurata in 6 momenti e basata sui versi del poeta medievale Heinz Sachs. Progettata dall'artista Jürgen Weber, suscitò molte critiche quando fu inaugurata nel 1984. Gioie e dolori del matrimonio, dal primo amore idilliaco alle liti, al finché morte non ci separi. In questa imponente opera in bronzo ce n'è abbastanza per scoraggiare qualsiasi fidanzato. Qui alle mie spalle la chiesa di Sant'Elisabeth, chiesa cattolica, di fronte a me invece la chiesa di San Jacob, chiesa invece protestante. All'interno di questa città convivono entrambe le religioni, tanto che la chiesa di Sant'Elisabeth alle mie spalle non comprende un campanile, dunque le messe ogni domenica vengono chiamate dalla chiesa di fronte di San Giacomo. La città di Norimberga è divisa in due dal fiume Pegnitz. A sud troviamo il quartiere di St. Lawrence, mentre a nord il quartiere di St. Sebald. Seguitemi. Questo è il cosiddetto Ponte del Boia. Questo ponte congiungeva una parte della città ad una zona un po' più lontana da quello che era il centro cittadino, proprio perché il boia, non essendo una figura molto apprezzata qui in città, era destinata a restare un po' più in disparte. Sin dal Medioevo, Norimberga è stata la città del giocattolo. Passeggiando per la Karlstrasse si può sognare ad occhi aperti davanti alle meravigliose vetrine addobbate, ma è nel Museo del Giocattolo che possiamo tornare tutti bambini. Dagli intramontabili giocattoli in legno alle bambole di porcellana, alla storica Playmobil, colosso indiscusso dell'industria del giocattolo tedesco. Pare che mettendo in fila tutti i pupazzetti venduti dagli anni 70 ad oggi si riesca a percorrere 3,5 volte il giro dell'equatore. Der Schöner Brunnen, la fontana bella, si erge nell'agile forma di una guglia gotica traforata. Realizzata in pietra calcarea dipinta, ospita statue di filosofi, profeti ed evangelisti.
è una delle principali attrazioni di Norimberga, soprattutto per via della leggenda secondo la quale far girare l'anello di Ottone sapientemente incastrato senza visibili saldature per ben 9 volte possa far trovare l'amore sperato. La città di Norimberga è stata la roccaforte del Terzo Reich. Dopo i bombardamenti che distrussero la città al 95% fu messo in atto un restauro filologico, un lavoro certosino fatto di pietre numerate e poi recuperate per il restauro. È grazie a questo immenso lavoro che la città conserva ancora oggi la sua impronta medievale, con una cinta muraria ancora intatta e ben 77 torri che si elevano intorno alla città. Siamo all'interno del Kaiserburg di Norimberga, edificio fondato intorno all'XI secolo e successivamente ampliato da Federico Barbarossa. Per molti dei turisti si presenta come una grande delusione, le sale interne sono davvero desolate. Si dice che l'imperatore governasse a cavallo, ciò significa che era sempre in battaglia, sempre in giro per l'Europa e di conseguenza il castello si rivelava sempre essere vuoto. Come ogni castello, anche il Kaiserburg di Norimberga aveva una sala delle torture ed è proprio qui che è stata inventata la famosa Vergine di Norimberga. Amici di Vicome Viaggi, siamo ancora a Norimberga, il nostro tour prosegue e oggi siamo in visita alle Historische Felsengänge. Cosa saranno mai? Seguitemi. Siamo all'interno della galleria che unisce una cella all'altra. Qui a Norimberga attribuiscono la nascita della birra rossa proprio qui, ma non diciamolo a nessuno, pare sia stato un belga. La birra nel Medioevo, soprattutto qui a Norimberga, ha ricoperto un ruolo di straordinaria importanza. Date le scarse condizioni igieniche durante il periodo medievale, non era possibile poter bere liberamente acqua, quindi diciamo che la birra si è rivelato ben presto essere una delle bevande non solo preferite, ma senz'altro quella più utilizzata, anche peraltro dai bambini. È anche da dire che il tasso alcolico che c'era all'epoca non è quello che abbiamo attualmente. Siamo all'interno dell'azienda Hausbrauerei di Norimberga, la prima azienda che ha prodotto una birra rossa biologica, organica. Qui alle mie spalle tutta l'attrezzatura per produrre questo straordinario prodotto e qui abbiamo la materia prima, il luppolo e il malto. Buona birra a tutti! Siamo passati dalla cantina alla produzione della straordinaria birra rossa, ma Hausbrauerei non è soltanto birra, ma è anche questa straordinaria distilleria. Qui tra le mie mani un delizioso brandy che da qualche anno ha preso il nome di Irish Distillery of Norway. Amici di Vicome Viaggi, il nostro soggiorno a Norimberga finisce qui. Siamo diretti alla piccola città di Fürth, alla meravigliosa Bamberga. Vi ricordiamo di seguire la nostra pagina Facebook, Instagram e seguirci sulla pagina www.vigichannel.com. Ciao! Arrivederci da Aeroporto Internazionale di Napoli.